Si è proprio appena insediato il nuovo Consiglio Provinciale, una folta squadra di consiglieri di centrodestra. Allora, intanto vi conosciamo perché gli amministratori evidentemente vi conoscevano, vi hanno votato, ma i cittadini magari non tutti. Allora, prego, si presenti pure. Sono Gabriella Di Lanzo, vice sindaco del Comune di Candelo. Giulio Gazzola, capogruppo di opposizione al Comune di Mongrando. Fulvio Chilò, consigliere comunale di Valdilana. Edoardo Maiorattesi, consigliere comunale della città di Biella. Gigliola Topazzo, consigliere comunale della città di Biella. Barbara Cozzi, consigliere comunale di minoranza a Gaglianico. Allora, la prima domanda che sorge spontanea è naturalmente in merito all'anomalia, al fatto che il presidente è di centrosinistra e voi invece, insomma, dalla parte contraria. Primo scoglio è il bilancio, il voto del bilancio. Come vi comporterete? Ma certamente esamineremo il bilancio e valuteremo se votarlo o meno in base a quello che troveremo scritto nei documenti. Ecco. Quindi, insomma, l'idea non è di fare muro a priori? No, allora noi assolutamente è nel nostro obiettivo collaborare, come è già stato detto, per il bene del territorio, e noi collaboreremo, certamente faremo le nostre valutazioni attente, ma l'obiettivo primario è il bene del territorio. E questo è il fronte che di fatto ha sostenuto l'attuale presidente Emanuele Ramella Pralungo, manca di fatto Sara Gentile che ovviamente ha giustificato la sua assenza. Mi ricorda quale territorio rappresenta, nome e cognome? Comune di Mongrando, assessore ai servizi sociali, istruzione e cultura, Luisa Nasso. Io sono Carlo Grosso, del Comune di Valdilana, assessore alla cultura, al turismo e allo sviluppo territoriale. Allora, un viso già conosciuto tra i banchi provinciali, prego. Sono Paolo Rizzo, consigliere comunale di opposizione a Biella. Ero già presente negli scorsi consigli comunali dall'ottobre del 2014 fino al 2019. L'impressione è decisamente diversa da quando abbiamo iniziato. Quando abbiamo iniziato c'era il default dell'ente, c'erano i musi lunghi, c'era il freddo in questa sala, era ghiacciata e la nostra prospettiva c'era l'ansia di salvare l'ente perché eravamo proprio al dissesto e senza, diciamo, i soldi per pagare gli stipendi. Siamo orgogliosi di esserci riusciti con quel consiglio provinciale, con quei consigli provinciali. Adesso è tutta un'altra faccenda, adesso c'è un clima molto più sereno e abbiamo anche la voglia di rilanciare l'ente con i soldi del PNRR, con la buona amministrazione.